La fontana monumentale dell'Agorà di Morgantina, una delle funzioni principali dell'Agorà greca era quella di pubblico approvvigionamento idrico, sviluppato sovente con importanti architetture. La fontana monumentale era un elemento essenziale del programma edilizio per l'abbellimento dell'Agorà di Morgantina. Adottato verso il 260 e 250 a.C., esso occupava un sito nodale nell'angolo nord-ovest della piazza, dove sbocca la strada principale, Plateia A. L'edificio ha la forma di una stoa tetrastile ed è notevole sia per l'originale sistemazione dell'interno che per l'alimentazione idrica. L'interno è composto da due bacini, uno a capienza 24.000 litri, accessibile al pubblico dall'esterno, e l'altro centrale quadrato, avente funzione di cisterna, capienza 10.000 litri. Sul bordo del bacino interno stava un'elegante edicola di ordine misto dorico. Per quanto riguarda le colonne, capitelli e fregio ionico nella cornice, l'edicola era necessaria per sostenere le travi del tetto. Due fonti d'acqua alimentavano la fontana, una tramite un acquedotto sotterraneo e l'altra piovana, raccolta dal tetto della grande stoa est, edificio contemporaneo ad Adiacente a sud. La fontana monumentale, rimasta in uso per quasi 2 secoli, fu distrutta da un terremoto nei primi anni del primo secolo d.C. Erano nel chiosco, poi erano restaurati e sono stati.